Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video sulla prima stagione di The Sims 3. Ok, in questa nuova puntata, per prima cosa, volevo vendere il nostro Plumbot, perché è veramente inutile, in quanto addirittura è di livello 0 ed instabile, quindi mi dà davvero tanti problemi. Quindi mi andrò a prendere i chip che gli ho dato, me li prendo per me e lo venderemo. Ok, andiamo qui da lui. Infatti guarda, si scarica subito le batterie e altro. Tanto qual è il problema? Che ho detto di andare qui a regolare i chip dei tratti. Ehi, lo so che... ah, malfunzionamento. Ok, allora andiamo qui, facciamo ottimizza, andiamo. Cosa stavo facendo il nostro Plumbot? Una cosa? Malfunzionamento, sì, lo sappiamo. Ok, adesso dovrebbe andare la nostra, sì. Ok, aggiustiamolo un po', ottimizziamolo, dai. Dai. Intanto non abbiamo una cattiva relazione con il nostro Plumbot, infatti lo curiamo ben poco. Adesso ricordiamo il chip dei tratti. Ok. Una bella botta gli ha dato. Ok, noi ci riprendiamo i nostri chip e accettiamo. Quindi adesso è diventato veramente inutile come Plumbot. Ok, adesso entriamo in modalità compra. Andiamo nel reparto Into the Future e andiamo a comprare il supporto per il Plumbot, che metteremo qui. Sì, giusto, perché non so dove metterlo. E ok, costa 1250, è costato abbastanza perché non abbiamo molti soldi. Ok, facciamo vendi Plumbot, bot casalingo. Mi dispiace, ma dovevamo venderti prima o poi. È stato molto bravo, è stato uno dei migliori, ma ormai è così, dobbiamo venderti. Dove sta andando adesso? Travaso energia, no. Deve andare a vendere il Plumbot. Dai, andiamolo a vendere. Intanto curiamo anche gli altri sim. Ok, dove sta andando? La nostra bella va a mangiare. Merlino sta dormendo. Francesca, dove sta? Sta andando fuori e si dirige qui. Vediamo. Vuoi davvero vendere il Plumbot per 225? Verrà rimosso definitivamente dall'unità familiare. Sì. Mi dispiace. Dove stai? Dovevamo venderti prima o poi. Sei davvero inutile. Addirittura batteria esaurita. Ce la farai a venire sopra? Buona ottimizzazione. Certo, te l'ho fatta io. Ok, aspettiamo il Plumbot. Intanto lui chi è? Ehi. Ciao amico. Ispezione al Plumbot. No. Oh, dove stai? Eccolo qua, è venuto. Adesso andrà via e verrà venduto. Mi dispiace, sei stato... ti vogliamo bene lo stesso. Sei stato uno dei migliori, però... l'unico, però... eri pessimo. Ok, abbiamo venduto. Ok, abbiamo ricevuto 225. Magari ne faremo uno nuovo. Ok, Teddy si sta iniziando a sentire. Ma che cos'è? Acquista Plumbot per 338. Assolutamente no. Magari ne creiamo uno nuovo di Plumbot. Sì, perché ce ne serve uno in casa. Quindi andiamo in crea un Plumbot per 250. Anche perché penso che la nostra sim abbia migliorato la creazione di Plumbot. Che livello è? A livello 5. Magari ne faremo uno migliore di livello 0. Ok, andiamo qui. Lo creiamo un Plumbot. Vediamo. Ok, ingresso nella creazione di un Plumbot. Magari lo prendiamo uno già creato, senza perdere troppo tempo. Vediamo un po' cosa ci danno. Ta 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 ta.
Ok, in questo episodio non vedremo soltanto la creazione di un nuovo Planbot, ma altre cose. Quindi vediamo di muoverci con la creazione di un Planbot. Ta ta ta, pa pa pa. Spero che ultimamente i video che sto facendo vi stiano piacendo, ne sto facendo abbastanza. Intanto, ok, salva, condividi no. Ok, Planbot prefabbricati. Andiamo a vedere tra i prefabbricati che ci sono. Vediamo un po'. Vediamo tipo questo, che sembra abbastanza bello forse. Sembrerà bello o non lo sembrerà? No, è brutto. È bruttissimo. Prendiamone un altro, se no lo dobbiamo creare noi. E non mi piace molto crearli. È vero, sì, è bello crearli, però in questo momento no. Mi scoccio. No, brutto. Vediamo un altro, tipo questo. No, ho detto questo. Vediamo. Pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa. Vediamo, no. Totto. Vediamo questo. Secondo me è più difficile scegliere un prefabbricato che farne uno personale. Ma magari sceglierò probabilmente quel primo che abbiamo selezionato. Sì, dai. Scegliamo questo perché mi piace il fatto che vola. Che è il cuscinetto ad aria, non so come si chiama. Ok, penso qui non si scelga più niente. Oltre il nome, lo chiameremo Bot Casalingo. Casalingo, anche te, sarai così. Sì, va bene così, non mi interessa la voce. Accettiamoti. Dai, sei nuovo di famiglia. Spero che non sei instabile come il primo, ma che sei leggermente meglio. Vediamo. Vediamo, adesso uscirà il nuovo di famiglia. Vediamo, ed ecco qui, già livello 3, molto migliore rispetto al primo. Ok, facciamo anche qualche modifica appena esci. Eccoti qui. Vediamo, io sono il tuo creatore. Ok, mettiamo, no, facciamo amichevole, chiacchiera. Possiamo chiacchierare. E regoliamo il chip dei tratti. Andiamo a vedere un po'. Ok, io, tuo creatore, chiacchieriamo di politica. Cioè, il Planbot appena uscito, di cosa parliamo? Di politica. Dai. È ancora piccolo. Vediamo un po'. Francesca, sì, chiacchiera, fatti la chiacchieratina. E adesso, ok, ti modifichiamo un po' i chip. Ti diamo Bot Totum, chef d'acciaio e pulizia provetta. Bella per te, amico. Vedi te adesso cosa vuoi fare. Intanto la nostra simia è abbastanza stanca, questo l'ho notato. Quindi ha bisogno di un po' di caffè. Sì, abbiamo una macchinetta del caffè. Tanto non sto curando gli altri sim, me ne sono accorto veramente molto tardi. Ma c'è il libero arbitrio, quindi non mi sto preoccupando affatto. Macchina del caffè, andiamo a prenderci una chai doppia. Tanto il nostro bot può fare quello che vuole. Ok, prepara frittata di funghi. Wow, prego. Intanto le batterie, il malfunzionare e la manutenzione dureranno più a lungo rispetto a prima. Quindi questo è a nostro vantaggio rispetto a quello vecchio. Ok, noi ci beviamo la nostra chai di caffè perché la nostra sim è davvero stanchissima. Intanto cosa c'è qui fuori? Ci potranno servire. Penso che rimarranno qui per un po', quindi possiamo rimanerli. Tanto qua possiamo comprare e vendere Plumbot, quindi rimaniamo qui. Ce lo vogliono rivendere, ma chi se lo deve comprare il nostro vecchio Plumbot? E la nostra direzione attualmente e ispezionare il portale per andare nel futuro. Questa era la novità di questo episodio. Sì, perché è diventata abbastanza monotona la situazione nella nostra casetta. Anche se penso che a breve la rifaremo da capo, anche se non ho un buon budget. Ok, vediamo un po' i nostri sim. Ok, vatti a lavare, mangia, fai qualcosa. Dai, mangia. Chiamo unità familiare. Esclusa la nostra sim, naturalmente. Ok, dirigiamoci verso il portale. Abbiamo giusto 3 ore, quindi dobbiamo muoverci. Ok.
Abbiamo una macchina, vero? O dobbiamo prendere il taxi? Ah, no, la nostra è una streghetta, la nostra sim, mi ero dimenticato. Dirigiamoci ad alta velocità, magari una scopa nuova si potrebbe comprare. E ok, qui c'è il portale vicino, il portale del per andare nel futuro, vicino alla caserma dei vigili del fuoco. Dove sta? Ok, è qui, quindi. Ah, ok, sta qua. Ispezioniamolo, ragazzi. Oh, lo vediamo cosa è il suo fulmine. Ta ta ta. Vediamo un po' cosa succede, ragazzi. Cosa succede? Vediamo. Ricevi l'almanacco del tempo. Ok. Riceviamolo. Dammelo, muoviti. Ho solo 3 ore di prima che svenga per sonno. Ok, conoscente. Aspetta, mi cavo un secondo pausa. Ciao, sono Emmett Relevart. Mi sembri un sim avventuroso e forse ti piacerebbe usare il mio portale temporale. Tutti i viaggiatori nel tempo hanno bisogno di un almanacco per documentare come le azioni del presente influenzano il futuro dei sim a Oasis Landing. Ok, parliamo con questo tizio. Impara qualcosa sull'almanacco. Disattiva il portale. No, veramente voglio viaggiare nel futuro. Questo è ciò che mi interessa. Vediamo, parliamo un po' con questo tizio. Ok, abbiamo l'almanacco adesso. Viaggiatore nel tempo. Dimmi del futuro. Vogliamo viaggiare nel futuro. Ok, viaggia nel futuro. Ok, vediamo un po' conoscenza. Ok, dimmi del futuro. Non ci interessa, penso, più di tanto. Ok, possiamo cambiare il futuro, però può avere delle variazioni drastiche. Poi accettiamo. Sì, vogliamo viaggiare nel futuro. Ed ecco qui, ragazzi, ci ritroviamo ad andare nel futuro. Con questa schermata metterò un secondo... stopperò un attimo il video, ci vedremo quando ripartirà. A dopo! Ed eccoci qui arrivati, siamo sbarcati nel futuro, ragazzi. Siamo a Oasis Landing ed eccoci qui in questo spettacolare scenario. E la nostra sim, Francesca Benincasa, adesso sbarcherà dal portale del futuro. Ed eccola qui, ragazzi, appena arrivata nel futuro. Ok, appena arrivata, ragazzi, siamo arrivati nel futuro. Mettiamo un secondo pausa, che si può mettere, certo. Ok, Francesca Benincasa, i tuoi discendenti sono stati localizzati vicino a passaggio in Trinesco 234. Attenzione, i proprietari terrieri, tutti atti, va benissimo. Ok, intanto l'umore è caricato, anche per questo sono arrivato. Siamo di nuovo vicino a Emmett Relevart. Cosa ci deve dire? Arriva nel futuro. Il futuro ti dà il benvenuto. Vola in giro con un zaino a razzo. Ok, se me ne dai uno magari. Non è che sia uno che ne ha 50.000. Ok. Intanto, sì, non fateci caso che il telefono sta suonando. Inizia a usare lo zaino, tanto prima o poi qualcuno dovrà rispondere, perché non sono solo oggi. Ok, intanto stiamo iniziando ad utilizzare il razzo, quindi possiamo girare un po', possiamo un po' stare in giro. Vediamo, zaino a razzo, vola in giro. Ok, andiamoci a fare un bel giretto con il nostro zainetto, zaino a razzo. Vediamo. Vai. Intanto con ciò noi aumentiamo l'abilità di tecnologia avanzata. E sembra che la nostra sim già riesca ad utilizzare un po' bene, stavo scherzando, il nostro zaino a razzo. Incontra i Plumbot. Saluta un Plumbot e istruisci per spiegare la funzione. Va benissimo. Intanto 100 simoleon guadagnati. Beh, possiamo anche smettere. Dobbiamo andare alla ricerca di un Plumbot. Di sicuro in zona ce ne sarà almeno uno. Quindi scendiamo giù magari. C'è un Plumbot. Dai, uno solo ne cerco.
sto cercando un plumbot, perché non ci sono i plumbot. Vabbè, l'importante attualmente è scendere giù. Vai qui. Andiamo un po' a vedere. Non ci sono plumbot, dai. Un plumbot cerco, solo uno ne sto cercando. Non ne sto cercando tanti. Ok, cerchiamo, intanto sono tutte le persone del futuro. Dove è la nostra sim? Intanto nausea per lo zaino a razzo, sì. Naturalmente non è abituata a girare così. Così, con uno zaino a razzo. Chi l'avrebbe mai immaginato che sarebbe arrivata nel futuro? Intanto ho visto un plumbot, ragazzi. Ho visto un plumbot, eccolo. Chiaramente non è lui, è un altro. Comunque, presentazione amichevole. Abbiamo fatto con lui, sì. Andiamo del nostro dolce plumbot. Vediamo se questi amici tecnologici, robotici, sono amichevoli con noi. Ok, dirigiamoci da... Ok, lui è quello che avevo visto. Se non mi sbaglio, sì, sì. Era l'altro plumbot. Lui l'ho trovato un po' per caso. Ok, no, non fare le mosse ninja, che poi quello si arrabbia e ti picchia. Ok, facciamo un po' la presentazione amichevole. Ok, com'è abbastanza bravo. Ok, istruisci Plumbot per spiegare la funzione, come ci aveva chiesto il viaggiatore nel futuro, nel tempo. Ok, sì. Ibo, yalo yoga. Ok, intanto fatti scattare una foto, perché siamo... Ah, naturalmente siamo del presente, cioè del passato rispetto a loro. Regola i chip dei tratti di un Plumbot. Ok, mettiamo pausa. Regola i chip dei tratti. Vediamo se accetta. Sì, non sono straordinari, Plumbot, effettivamente sì. Sono davvero molto belli. Ok, continuiamo a parlare. Sì. Ok, regolazione dei chip. Si li farà fare? Bip bup bub, le mie funzioni primarie sono le seguenti: giardini, robotonico, funzioni amichevoli. Sì, sì, sì. Ma magari ce li farà prendere qualcuno dei suoi? Vediamo. Sì, possiamo prenderlo. C'è il robotata che non mi interessa, funzioni amichevoli. Io mi prenderei tipo questo e questo. Ti darei paura degli esseri umani, non so a che mi può servire. E... ah no, però farà paura anche di me. E oloproiettore, dai. No, oloproiettore lo voglio. Diciamo ti diamo robotata e ti peggioriamo un po'. Ok, Francesca ha rimosso chip dei tratti di un Plumbot che non appartiene alla sua unità familiare. E considerazione un'azione piuttosto scortese. Lo so. Lo so, ma non mi interessa. L'importante è che io sia avvantaggiato. Intanto... che okay, perdi oli, amico. Ok, magari facciamo tipo amichevole. Elogio alle abilità di giocatore. No, nel sim sfida nozionistica. Ok, lui avrà paura di me. Sa se vorrà continuare a parlare. Ok, sarà abbastanza intimorito. Ah, persona sgradita. Perché mi sono preso i suoi chip, mi dispiace. Visitare la zona depressa. Beh, la faremo sicuramente, faremo ciò. Però voglio andare di nuovo dal signore sopra. Vediamo. Dai un 5 a un Plumbot. Va bene. Sta qui. Facciamo amichevole. No, allena il sim no. Dobbiamo dargli il 5. 5, amichevole. Perché non c'è? Amichevole. Generato speciale. Istruisci buffo. Ok, cambiamo Plumbot allora. Facciamo allora. Inizia nella conversazione amichevole. Dai un 5. Vabbè, non è un Plumbot però. Abbiamo cambiato. Andiamo da un'altra parte. Allora vediamo in cerca di un altro Plumbot. No, lei non è un Plumbot. Plumbottini, dove siete? Magari sopra. Ok, neanche qui vedo Plumbot. Ok, quello non è un Plumbot, quello è una persona anziana. Scendiamo giù a tutto e sono scomparsi i Plumbot. C'erano 11.000 Plumbot, c'erano 11.000. Adesso non ce n'è neanche uno. Lui non si vuole far battere il 5, vero? Ok, intanto lui ormai ha paura di tutti quanti noi.
No, non c'è dal 5. Peccato. Vabbè, comunque perché mai arrabbiato con noi per questo. Ok, intanto dobbiamo visitare la zona depressa. No, non devi leggere nessun libro. Ma dobbiamo andare alla ricerca di altri Plumbot, ti ho detto. Quindi, per altri Plumbot, dove possiamo andare? Visita l'Emporio. Dai, andiamo a vedere qui. Qui di sicuro potremmo trovarne alcuni. Ok, spero di sì. Tanto noi ci dirigiamo, magari con lo zaino a razzo. Ok, vai, vai, vai. Sì, non stare arrabbiato. Certo, ci potrei andare anche volando, eh. Che lo tieni a fare? Ecco qui, abbiamo un nuovo Plumbot. Presentazione amichevole. Dai. Ok, sì, sei bravissimo. Ok, amichevole, dai un 5. Così completiamo la missione qui. Ok, ordina una bevanda sintetizzata nella caffetteria. E caffetteria dov'è? Qui c'è una caffetteria? Cerca compra. No, qui non vedo. Intanto qua si possono creare. C'è la creazione qui. Non me ne ero neanche accorto nell'altra serie, quella là futuristica. Non ci ho mai fatto caso. Va bene. Intanto qui c'è un computer probabilmente da rubare. Intanto vendono sempre lo stesso, no? Chi è che vuole comprare questo Plumbot? Se è il Plumbot che ho fatto io? Nessuno. Ah, qui intanto si possono comprare e vendere Plumbot. Quindi dobbiamo ricordarcelo per l'altra serie più che altro. Ottimo. Allora andiamo per la caffetteria. Dobbiamo ritornare di nuovo a casa. Torniamo a casa, di sicuro qui ci sarà. Scendiamo giù, giù. Caffetteria. Intanto noi facciamo vai qui. Ma non si può fare tipo. No, vediamo un attimo sul zaino a razzo. Intanto abbiamo l'aerotavola. Usa invece di camminare e smetti di usare lo zaino a razzo. E diciamo di venire fin qui. Ok, qua mi pare che c'è la caffetteria. Ma sto usando l'aerotavola, scusa. Usa invece di camminare. Vai qui. Ok. Così aumentiamo la tecnologia avanzata. Mi ricordo che qua ci dovrebbe essere la caffetteria. Non so se c'è o non c'è, ma mi ricordo che c'era. Quindi dobbiamo un po' ricercarla. Ok, qui non credo che ci sia, perché qua sono più stanze da letto. Magari scendiamo giù. Giù, vediamo qui se ci sta. Bar è questa. Ordina una bevanda sintetizzata. Ok, intanto andiamo a vedere la nostra sim. Eccola qui che sta camminando. Scende giù, giù. E scegli una bevanda sintetizzata. Così completiamo un altro obiettivo. Eccola qua, la nostra bevanda sintetizzata. Leggi l'iscrizione su una statua di rimembranza. E dove sta? Leggi l'iscrizione di una statua di rimembranza. Dove sta la statua? Magari stanno qui le statue? No. Dove stanno queste statue adesso? Mettiamo un secondo pausa. Andiamo a leggere. La gente di Osasi, la tanto bella qualità. Al parco di rimembranza. Ok, dobbiamo cercare il parco. E poi scopri che stavo al parco. Ok, quindi già un passo avanti. Ci dovrebbero essere delle statue in zona. Vediamo. Questa è una statua? Dobbiamo leggere un'iscrizione. Questa è una statua. Osserva, leggi l'iscrizione. Eccola qui. Abbiamo fatto. Fatti scattare una foto. No, non vogliamo. È vero che siamo dei VIP perché siamo del passato. Siamo riusciti a viaggiare nel futuro rispetto a loro. Però siamo brave persone. Ok, intanto la nostra sim sta diventando abbastanza brava sull'aerotavola. Soprattutto da considerare che sta andando coi tacchi. Quindi è davvero bravissima, sta diventando. Ok, andiamo, andiamo. Tanto le bevande sintetizzate. Sì. Ok, adesso cadrà a terra. E va bene, stai imparando, non ti preoccupare.
Il custode del tempo, dopo che i capricci del destino l'hanno messo in contatto con un misterioso viaggiatore del tempo, Emmett Relevard ha stretto amicizia con lui e si è impadronito nell'arte del manipolare degli orizzonti temporali. Ok, abbiamo letto anche questo. Ispeziona la porta misteriosa nella zona depressa. Ehi, va benissimo. Stai dicendo un po' tutto quanto. Cambiare il mondo futuro. E va bene, cambieremo anche il mondo. Ok, la porta, dove sta la porta? Che porta alla zona depressa, c'è una porta? Dove sta la porta? Ok, io non vedo nessuna porta, comunque. Dovrebbe stare tipo qua, no, questo è un ponte. Sì. Qua è la strada che poi porta e non c'è nessun muro. Questa è una casa. E quale sarebbe? Ok, la zona depressa. Depressa, mi pare siamo così. Sì, è qui. Ma non mi ricordo che c'è un muro. Infatti non c'è. È una zona depressa e basta. Quindi devo capire bene dove. Ecco un evento che non ho mai potuto inserire nell'orizzonte temporale. Lo schianto di un veicolo alieno è avvenuto in un momento impreciso e ne resta soltanto... Ah, ma qui dobbiamo andare, non da quella parte, e dovremmo leggere, penso, qui. Ispezione alla porta misteriosa. Ok. E non avevo capito molto bene. Ok, intanto noi ci dirigiamo. Cambiare il mondo. La parte più emozionante del viaggio in futuro è la manipolazione dell'orizzonte temporale. Il tuo sim sta programmando azioni calcolate nel presente per rivoluzionare il futuro. E perché no? Ok, intanto tecnologia avanzata a livello 1 abbiamo portato alla nostra sim. E questa è la cosa interessante. Intanto ecco qui il fondario tavola che si dirige nella zona depressa. Già che ci siamo, ricerchiamo anche dei cristalli. Magari li coltiviamo poi nel presente. Intanto abbiamo cambiato il futuro. No, perché... Ah no, non l'avevo messo. Infatti stavo dicendo perché me l'hai dato. Ok. Più 150. Va benissimo. Aumentare la tecnologia avanzata, la miglioreremo sicuramente. Scava in un cumulo di scorie. Accetto, accettiamo. Ok, già che ci siamo. Cambiare il futuro. Non so se lo faremo, ok. Intanto, vediamo un po' in zona. Tu sei un semplice fiore di margherita. Dei naniti. Dobbiamo scavare nei cumuli. Tipo questo, scava. Andiamo a scavare, vediamo. Ne vedo uno solo al momento. Ah, ok, stanno qui gli altri. Ok, di solito ci metto un'eternità per trovare tutte e quattro i pezzi per la chiave. Quindi vedremo un po'. Dove sei? Ecco qua. Scava, scava, scava tantissimo. Ok, frammento misterioso 2. Parla con il viaggiatore nel tempo. E intanto le sto facendo anche le altre, quindi... Mi dispiace, adesso dovrei un po' aspettare. Ok, facciamo anche qui. Già che ci siamo, ho detto, cerchiamo anche... frammento 2 e 4. Adesso mi serve il 3 e l'1. Intanto cerco anche i cristalli. Intanto di Plumbot, ragazzi. Sono cattivi o buoni, secondo voi? Non sembrano uguali, quindi li vedo un po' cattivi. No. Ok, sono bravi. Va bene, meglio per me. Ok, cerchiamo anche da questa parte. Ok, ho il 3 o l'1. 3 o 1. Ok, l'1 difficilmente lo trovo. Ok, intanto... Ah, sempre hanno... Ah, intanto difficile da trovare, l'ho trovato. Mi sono dei paparazzi, mi stanno scattando delle foto. Intanto, pausa, il 2 abbiamo trovato. Entrare nella nave... precipitato, va benissimo. Ok, come detto, adesso voglio cercare un attimo i cristalli, già che ci siamo, che si trovano qui. Dobbiamo andarli a raccogliere. Ok, carica di no, raccogli. Poi andiamo di qua, facciamo raccogli. Intanto andiamo, mettiamo anche un po' di velocità. E sì. Andiamo di qua, andiamo di qui. Ok, mi sembrano che siano gli... Ah no, c'è anche questo da questa parte. Speriamo si può raccogliere.
Ok, intanto la nostra sim, dov'è? Eccola qui, con la sua bella aerotavola nuova. Frammento misterioso 2, mi pare erano 4. E noi ne abbiamo presi 3. 2, 1 e 4, mi manca il 3. Dovremmo poi venirlo a cercare. Va benissimo, corriamo, corriamo con la nostra bella aerotavola, poi cadiamo e ci facciamo la bua. Ok. Intanto, oh, è bellissimo. Come questo qui. Ok, abbiamo appena preso dei cristalli. Vediamo. Questo è fiore di cristallo. Raccogli di lì. No. Ok, questo qua però è carico se non mi sbaglio. Sono cristalli carichi. Questo è in neutralità, pronto per il raccolto. Vediamo come sono, scusate. Ecco, fiori di cristallo. Questo è normale. Questo qua invece raccogli idillio. No, ho letto bene, sì, idillio. Per me è un sim di amore. Wow. Ok, questo era carico d'amore. Me ne ero reso conto. Va bene. Va benissimo. Intanto anche qua si può scavare. Scaviamo allora. Ok. Scaviamo, scaviamo. Ah, no, ok, la nostra sim è troppo stanca. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Arrivederci.